la pianificazione vera di atti di illusionismo che erano destinati, che hanno funzionato, a spiare la Luftwaffe o le truppe tedesche durante i bombardamenti del porto di Alessandria e addirittura durante lo sbarco in Normandia. Gli illusionisti sono personaggi come Robert Lund, che da cui ha preso il nome, poi trovato da Henri Denis, che era un raffinato clockmaker, cioè orologiaio, che aveva inventato e ha inventato molti meccanismi di quelli che noi oggi abbiamo al polso ancora, che sono gli orologi. Quindi un acume cerebrale per questo livello, però è un'illusionista che ha inventato alcune illusioni che ancora oggi sono all'avanguardia. Due registi in uno oggi, esatto. Che è piccante, però sono il regista Enrico Botta, che ci racconterà magari qualcosa. Che qui abbiamo scritto le foglie di concesso libro, non l'avete preso. Posso raccontarvi che nell'illusionista c'è il massimo che può essere da un punto di vista magico, e quindi nell'illusionista. In Enigma c'è il massimo dell'attrazione che può avere uno scrittore giallista, perché dato l'Enigma è stato scritto da Lorenzo Beccaria, da Lorenzo Striscia, e quindi il giallista anche lui. Quindi questa doppia concentrazione ci permette di divertirci e di rendere anche il pubblico protagonista, perché cercheremo tutti insieme di capire chi, come e perché vuole uccidere Antonio Casanova. Tutto quello che accade nel pubblico è puramente casuale, avviene per magia, quindi... Ma è casuale, è divertente, perché sia casuale anche perché era la volta iniziale di Enigma, che le persone venissero scelte a caso, che scegliessero a caso le armi del delitto, le sono a certe cose, non arrivo, i posti del delitto, e che queste cose potessero in qualche modo essere previste, però vedremo questa sera. Italia. E quest'anno l'azienda che io rappresento, che si occupa appunto di organizzazione, eventi e di formazione per generare il building attraverso l'uso della magia, come parabolismo, per parlare di quello che fanno gli imprenditori, di quello che fanno i giuristi, che sono molto collegati tra di loro, quindi proprio soldi, eccetera, eccetera, in realtà si è sviluppato in un'unità di un progetto pubblico, che appunto è Novembre Magico, insieme a Ivo Italia. Siccome quest'anno Ivo Italia compie 60 anni, ricordo che Ivo Italia è la ONG, una organizzazione non governativa ONLUS, che è l'unica che ha sede nazionale a Ferrara, e quindi questo chiaramente era un valore aggiunto del nostro territorio, abbiamo deciso insieme di creare nel 2011 questa manifestazione che si compone di tutta una serie di eventi, non ultimo, anzi il primo è proprio il Festival della Magia, che da 7 anni portiamo in questo territorio ed è passato in vari teatri e adesso si è stanziato un milione di euro di teatro nuovo. Hanno fatto gli ospiti delle precedenti edizioni, appunto Antonio Casanova e Silvan, che sarà qui a marzo. Questo per fare amici di tutti, quindi grazie per venire a stasera. Che sono tutte voi, assolutamente. Poi io, scusate, che è una onlus, dovreste dirlo, questa è una cosa importante, cioè parte del Festival della Magia viene ricavato nel salto per beneficenza, e onlus significa appunto che è assolutamente cristallina, cosa fondamentale. Quindi la Striscia, abbiamo purtroppo l'esperienza di un sacco di onlus che non sono onlus, che incassano soldi, se li tendono e ci comprano le macchine, vedi, Edoardo Costa, che sono di questo genere, ecco. Invece è importante che esistano delle onlus che dimostrino la loro trasparenza e che quindi diano poi anche conto dei soldi che vengono incassati da tre beneficenze, ed è un bel gesto. Esatto. Bravissimo. Grazie. Tra gli ospiti, tra il pubblico, c'è cioè il liceo Carlucci, che ci sta seguendo in tutti gli spettacoli, ma è classico scientifico? È sociale, ha un indirizzo, una cosa che facciamo al giornalismo.